Un incontro solenne che si è aperto nel modo più solenne possibile, l'inno di Mameli, cantato in coro da tutti i presenti, giovani e adulti, qui convenuti per il giorno del ricordo, la triste ma doverosa celebrazione di un'altra pagina oscura della nostra storia, le foibe e le migliaia di italiani che vi morirono. Le istituzioni hanno il dovere, e sottolineo il dovere, di trasmettere ai ragazzi il senso di queste ricorrenze e di queste celebrazioni. I ragazzi, dal canto loro, hanno il diritto di conoscere, ma hanno anche il dovere di informarsi, perché la memoria, la storia ovviamente è il nostro patrimonio ed è quella, diciamo, fattore che può aiutarci a migliorare il presente ed il futuro. Ogni qualvolta c'è una ricorrenza, questa è una ricorrenza ovviamente tragica, il genocidio dei profughi dalmati, istriani e di Fiume ad opera appunto dei partigiani di Tito. Qualche giorno fa abbiamo celebrato un altro genocidio diverso, la Shoah, o come così pure, ecco, tutte le varie ricorrenze, la festa della Repubblica, ecco, tutte hanno un significato profondo nella storia, portano poi a quei risultati, portano all'istituzione con la legge Menia del giorno del ricordo, del giorno della memoria, del giorno della Costituzione, della Repubblica, eccetera. Quindi i ragazzi devono essere sempre i nostri primi destinatari, sempre e comunque. Da sempre divisivo come argomento, quello delle foibe è un momento storico che alcune parti politiche hanno spesso sbandierato e troppo di frequente usato secondo i dettami della propria appartenenza. E sull'argomento interviene la segreteria nazionale ANPI, che in un appello alle istituzioni, alle forze democratiche e agli antifascisti chiede che in occasione del giorno del ricordo sia rispettata la verità storica, sia contrastata la faziosità di alcune parti e che prevalga la cultura del rispetto, della tolleranza e dell'integrazione. Sulla vicenda Fabio Lobono, scrittore e giornalista, ha scritto un saggio storico, Popolo in fuga, Sicilia, terra d'accoglienza, che narra del campo profughi che a Termini Imerese accolse migliaia di profughi dalmati. Popolo in fuga nasce dall'accoglienza che i termitani hanno avuto nei confronti degli italiani che provenivano dal confine orientale d'Italia, da Istria, Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra. Arrivarono nell'estate del 48 e andarono via perché il campo chiuse nel 56. Qualcuno rimase, è stato integrato nel territorio. La buona accoglienza dei termitani nei confronti di questi italiani che arrivavano in Italia col bollo di essere fascisti, un presupposto che faceva sì che gli uomini del territorio non li vedevano di buon occhio, soprattutto anche per le difficoltà economiche che c'erano sul territorio, quindi gente che arrivava da fuori, la paura era quella di vedersi soffiato il posto di lavoro piuttosto che le residue economicità che c'erano in città. Termini Imerese è accolto, perché Termini è uno dei 109 campi profughi che nascono nel dopoguerra, e Termini è un luogo di riscatto, perché loro sono stati accolti bene, le testimonianze sono tutte positive nei confronti di questi italiani che hanno vissuto una tragedia immane, che voi considerate che la seconda guerra mondiale si chiude nella primavera del 45, loro vivono nei campi profughi fino al 56, sono ben 11 anni di pene e di terrore, vivono all'interno di strutture fatiscenti dove non c'era acqua calda, non c'erano servizi, non c'era nessuna opportunità di poter vivere in maniera serena e tranquilla. Il mio impegno, il nostro presupposto è quello di fare sì che le giovani generazioni conoscano queste vicende e ne facciano memoria.